vedendo anche un po' di immagini che avete realizzato di questo viaggio, ma ci torneremo sul vostro viaggio, siete qui per questo, perché adesso ci andiamo a vedere un servizio che hanno effettuato i nostri corrispondenti dalla Sicilia. Parliamo del trofeo Supermoto Centro Sud Italia. Per noi a Triscina, per seguire la seconda prova di questo trofeo, c'era Dario Palumbo con le immagini di Salvatore Labella. E noi ci andiamo a vedere questo servizio, Carmen. Andiamo in Sicilia. Andiamo in Sicilia. Vai, Dina. Attesissima in Sicilia la seconda prova del trofeo Supermoto Centro Sud Italia FMI. Il tracciato di Triscina in provincia di Trapani ospita le gare organizzate dal Motoclub UFO Frascati e dallo staff del Lucarini Comoto Organization. Siamo stati i primi a portare il Motard qui in Centro Sud, una gara nazionale. Grazie anche a Pirri e a Raffaele, ha fatto dimostrato che anche lui nella sua terra è un campione, e anche fuori, perché è venuto su all'italiano a Busca, al Castello Ferbandusso, è stato da fare. E oggi sono contento, anche grazie a loro, all'organizzazione, che ha saputo fare belle cose per noi. Grazie a voi. Si inizia con la S1 e dalla pole di Raffaele Pirri, polverizzata però dal fortissimo pilota sardo Lorenzo Pes, che già nella prima prova di Viterbo aveva fatto notare il suo eccezionale stato di forma. Pes si aggiudica entrambe le gare su Raffaele Pirri, che per ben due volte realizza un'eccezionale rimonta, chiudendo alle spalle del sardo. Buona prestazione anche per Diego Licciarelli, Lorenzo Lapini e il campano Pietro Cafiero. Allora, intanto vorrei ringraziare tutti, fare complimenti soprattutto agli organizzatori, che sono riusciti a fare veramente un bel lavoro. È andato tutto bene. Complimenti anche ai gestori della pista, ai proprietari, perché la pista è bellissima. Abbiamo avuto un po' di problemi dal sabato, che ha piovuto, c'era un po' sto tempo incerto dove si rischiava un po' di cadere, era un po' infido il terreno. Però pian pianino abbiamo lavorato su, poi il tempo ci ha aiutato un po' tutti. Niente, partivo col secondo tempo e poi ho deciso di partire a razzo, prendere il largo, e siamo riusciti a vincere tutte e due le manche. Ringrazio il team, che ha fatto un ottimo lavoro e che la moto va tanto forte, quindi speriamo di migliorarci ancora durante la stagione, e grazie a tutti. Nella S3 Jacopo Di Fuccia fa bottino pieno di pole e vittoria di giornata davanti a Rienzi, Pizziconi e Paola Altobelli, con quest'ultima che ha scoperto di avere numerosissimi fan in terra siciliana. Non tutto è facile però per Di Fuccia, che in gara 1 si fa tradire all'anteriore a metà del primo giro, favorendo il passaggio di Rienzi, che vincerà la manche. Terzo Pizziconi e quarta Altobelli. In gara 2 è bellissimo il duello tra Rienzi e Di Fuccia, protagonisti assoluti della sfida. Alla fine trionferà Di Fuccia per soli 146 millesimi. Partivo primo con la pole position, però sono scivolato al secondo giro e sono arrivato secondo. Ho fatto una gara un po' in rimonta, e invece in gara 2 sono partito primo e sono stato primo tutta la gara e ho preso l'assoluta di giornata. Due coppe, come il due di coppe. Beh, una è stata facile perché la classifica Lady Motard vede solo me come partecipante, quindi diciamo che mi piace vincere facile. Per il resto ho giocato con i ragazzi e mi sono tanto divertita. Nella classe S4 è il Daniele Di Cicco Dei, che conquista pole, entrambe le manche, e ottiene il primo posto nella classifica assoluta. In gara 1 è subito lotta tra i quattro, che vedranno fuori dai giochi perfetto in seguito a un contatto nello sterrato con Puglisi. Alla fine, al traguardo dopo Di Cicco, arriveranno Fraccaro e Puglisi. In gara 2 stesso ordine di arrivo, da evidenziare le ottime prestazioni dei tre piloti Vallone, Perrone e Maccariello. Allora, innanzitutto sono un pilota abruzzese e voglio ringraziare i miei sponsor che mi stanno aiutando, Motosprint di Vasto e Motorbike di San Salvo. Oggi è stata una bellissima gara, abbiamo non sudato ma non tantissimo, e ho avuto degli avversari comunque validi. E la pista era nuova, penso, per tutti, e il risultato è stato comunque ottimo. E quest'anno sto cercando di seguire tutto il campionato Trofeo Centro Italia e la Coppa Italia FMI. È Marco Casamento a dettare legge nella S5. Pole, gara 1, gara 2, giro veloce e primo posto nell'assoluta di giornata. In griglia, dopo di lui, ci sono Lopresti e Cupaioli. Chiude la prima fila il laziale Maccariello. Sotto la bandiera a scacchi passa Casamento, poi Cupaioli e Bruno. In gara 2 si scambiano le posizioni il secondo e il terzo. Lopresti non brilla, ma diventa il leader del campionato. Per la gara non avevo fatto sterrato, infatti era un po' fangoso, ma siamo riusciti a vincere prima e seconda gara. Volevo ringraziare mio padre in prima persona, Franco Monreale, che prepara il motore ciclistica,
è tutto il Motoclub Dream Team per le prestazioni che abbiamo fatto. Nella classe S6 Stock è Giovanni Caruso a dominare su Vincenzo Testa con entrambe le manche all'insegna dello spettacolo. Bastardi tiene asta lontano dal gradino più basso del podio, non senza fatica. Nella Open il solito Alceste Pallotta prende tutto, dominando così come durante lo scorso campionato qualunque manche del trofeo. Secondo posto per Emanuel Papale. È stata una bella giornata, un bel risultato, due gare abbastanza sofferte per due brutte partenze, anzi una brutta partenza e una seconda partenza dalle retrovie per una penalizzazione di ritardi e robe varie. Comunque una bella giornata, volevo ringraziare mia moglie, i miei meccanici che mi stanno sempre vicino e un ringraziamento anche a Christian Bin di Mobster per i pezzi di ricambio, sempre disponibile e gentilissimo. Questa giornata è stata fantastica sia dal punto di vista della pista che dal punto di vista dell'organizzazione, delle persone qui siciliane che sono veramente fantastiche. La pista mi è piaciuta molto, ho vinto entrambe le manche, quindi mi sono anche divertito. I giovanissimi della categoria S7 si danno battaglia per dimostrare chi sarà il futuro della disciplina. Sono in tre, Squarcia, Butini e Gizzi, a divertire il pubblico, con un ottimo Gizzi sempre terzo. Mentre Butini e Squarcia si dividono le vittorie di manche, con quest'ultimo che vince l'assoluta. La gara 1 è andata bene, ho fatto una bella partenza, però mi sono fatto sorpassare da Butini sullo sterrato. Tutti i giri mi sono passato sullo sterrato, quindi alla fine sono stato tappato anche un po' da Simone, però alla fine sono arrivato secondo. Mentre gara 2 sono partito sempre bene, e Budini è rimasto dietro a Simone e io ho preso il margine, quindi ho vinto la gara. Fantastico, grazie alla Federazione Italiana Motociclistica, grazie a Pirri, grazie a tutti coloro che hanno portato questo grande evento in questo circuito. È eccezionale, siamo disponibili a continuare, perché no? Il Super Motard ci ha dato una spinta in più per investire per il futuro. Una giornata di sport, oggi la Sicilia si è distinta qui con la Supermoto, da altre parti con la velocità. E adesso arrivederci, diciamo, al prossimo appuntamento, che è quello con il Mondiale il prossimo 29 agosto, sempre qui a Trisciina. Grazie a Maurizio Lucarini della Lucarini Organization, grazie a Federico Capogna per l'opportunità data a tutta la Sicilia. È stata una bella giornata, una giornata di gara intensa, siamo contenti di essere riusciti a portare il trofeo Centro-Sud Italia qui in Sicilia. Eccezionale l'accoglienza avuta qui in Sicilia, sia l'11 gennaio sia oggi, eccezionale. Avrò la fortuna di essere direttore di gara nel Mondiale Supernoto del 28-29 agosto. Oggi insieme con Raffaele, insieme con Maurizio, abbiamo visto un attimino quelle che sono le piccole cose da sgrossare. Credo che il 21 agosto sia un grosso appuntamento per lo sport e lo spettacolo. Ora tutti a Viterbo il 23 maggio per la terza prova del trofeo Supermoto Centro Sud Italia.